Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi siamo tornati su Brawl Star per un nuovo video, ragazzi. Oggi spacchettamentone, ma proprio one, perché qui vedete, sì, due casse, 15, un'altra sopra, 7, così, ma noi oggi ci andiamo a prendere, finché non troviamo una leggendaria, oltranza, prima, o cioè, nel senso, o prendiamo una leggendaria o finisco il mio patrimonio. Spero di no, vivamente. Spero veramente di no. Come questo, ragazzi, è un videozzo e vi chiedo un sacco di mi piace. Lasciate un bel mi piace per supportare questa serie. Sto vedendo il Brawl Star, vi sta piacendo. Stiamo tornando alla grande, quindi ragazzuoli, mi raccomando, un bel mi piace per supportare il vostro free. Ma detto questo, non perdiamo tempo in chiacchiere inutili. Io direi di spacchettare, let's spacchettiamo. Ok, che leggendario vogliamo trovare? Io non lo so, qualsiasi in verità, all spy, vabbè, mi frega, qualsiasi, mi piacciono tutte, sono tutte fighe, va bene. Poi alla fine troviamo un altro brawler, questo non mi piace granché, questo mi sa figo un botto Mortis. Pam, una cosina tranquilla. Comunque, ragazzoli, volevo dirvi l'ultima cosa, magari domani pensavo di fare una live, tanto domani ci arrivo al 2000 coppe, facciamo una road to 3000 coppe. Fatemi sapere cosa ne pensate di fare una live di 2-3 orette in cui giochiamo a Brawl Star come se non ci fosse un domani. Let's start con i pacchetti. Forza! Il primo, vediamo che cosa troviamo. Non c'è l'audio di gioco però, devo metterlo. Aspettiamo, apriamo questo, uno, bull. Anche perché mi serve energia così porto su un sacco i miei cosi. Allora, devo mettere effetti sonori, sì. Almeno si sentono bene. Devo abbassarli però tantissimo perché se no mi fa casino. C'è un piccolo blitz nel negozio a prendere dei punti energia gratis, perché possiamo prenderli dato che ce ne sono. Bombardino, 7 punti. Qui non so in verità cosa prendere, andremo a vedere poi quello che troviamo. Questa è l'offertona, questa la prendiamo. Ok, andiamo avanti, dai, forza, andiamo, spacchettiamo pesante. Monete, bombardino, punti energia di Penny, niente. Bastato un pelino l'audio, andiamo, forza, let's go. 18, Shelly, Dynamite, e poi prendiamo un ticket, ci sta, forza, continuiamo. 22, Nita, Pocio, altro ticket. Niente di interessante per il momento. 22, Bull, Brock, moltiplicatore, figo, il moltiplicatore mi piace. Continuiamo ad andare avanti, altre 10 casse così. Non so perché se c'è questa animazione così lunga. Ah no, perché devo cliccare, non mi ha preso il click semplicemente. Nita, bombardino. Ok, posso portare il bombardino a un livello, facciare un power up al bombardino. Portiamo il livello qua, ho sbagliato, che cazzo ho fatto. No, non devo selezionarlo, lo volevo upgradare. Miglioriamo il bombardino, perfetto, bombardino a livello più alto, forse abbiamo ancora diverse casse da aprire. Speranza c'è, Dynamax possiamo portare a livello più alto, subito. Diciamo, oh, Dynamite, poi tra l'altro è straforte, mi piace un sacco. Mi piace un botto, Dynamite, veramente forte, lo reputo un grande brawler. Mi ci diverto un sacco, poi lo porto anche al grado 10. Bull, speriamo di trovare Bull o quelli grandi, perché si gioca, cioè, sopravvivenza fai con loro, vai tranquillo. Nita, Penny, altro 3 gemme, ok, ci stanno, 3 gemme. Forza, ragazzuoli, andiamo, forza, 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 monete, Piper. Colt, anche Colt interessante, sarebbe sbloccare, portare su Colt di livello, sarebbe veramente una figata. Altro Piper, bombardino, ancora, dai, c'è verso. Comunque sto aumentando la mia fortuna, tra virgolette, perché come sapete si è scriptato sto gioco per quanto riguarda i pacchetti, quindi sto trovando, esatto, si continua a prendere fortuna, aumentare quel grado di fortuna che mi fa, in teoria, trovare brawler nuovi. Vi ricordo il club, si chiama Free Gang, potete tranquillamente entrare, limite a 1600 trofei, siamo 27 persone attualmente. Ok, non perdiamoci d'animo e andiamo avanti, sempre più fortunati. Bull. E due biglietti, che mi sono trovato un po' di biglietti perché li avevo effettivamente macinati in sacco. Bull, Pocio, niente raga, niente. Ok, andiamo ad aprirci questa cassa enorme qua. Prima devo prendere questa, infatti se non posso prenderli, ci andiamo a prendere la prima cassa enorme. Speranza di trovare qualcosa di figo. 55 monete, Jesse, Nita, 20, madonna quanta roba c'è in queste casse, Penny. Ci sono due bonus, figata comunque, queste casse sono assolute. Tanta roba, si trova veramente tante cose. Ok, ci prendiamo questo, veramente tanta roba, queste casse. Così, ne abbiamo altre due. Incrociamo le dita, dai, su, su, forza. So che la possiamo fare, ce la possiamo fare, lo possiamo trovare. Colt, 12, figo. Frank, altri 12. Stecca, 13, niente. 12 gemme però. Figa, 12 gemme ci ha dato, tanta roba.
Sono enormi queste casse, veramente, veramente grandi. Figata. 51. Frank. Pocio. E stecca. Oh, niente, ragazzi, non c'è stato verso. Incredibile. Ok, andiamo a verificare effettivamente quanto al negozio, come funziona. Ah, mi dà 250 gemme, 3 megacasse. E noi andremo ad aprire, appunto, quelle 3 megacasse e 250 gemme. Let's do it. Ready per queste 3 megacasse. Forza, dai, ci devo portare fortuna, per forza. Oh, madonna, loro che prendi, stecca. Buono, possiamo portare su stecca anche. Frank, buono, Dynamite, Penny. Grande, figata che Penny la possiamo portare un sacco su. 5 getto, 11 gemme. Ok, ci sta un sacco. Altra, forza, vai. 200. Il primo. Ci sta, Piper, Penny. Brock, ok, Brock mi servono punti di esperienza e Colt, niente, 49, sono contento di portare su Colt. Si era un sacco di gemme comunque, veramente tanta roba. Vai, l'ultima mega cassa di questo, di queste tre, bombardino, Frank, Colt, Pocio. C'è stato verso, raga, incredibile, giuro, assurdo. Non trovo queste cazze leggendarie, che odio, incredibile. Allora... Allora, andiamo a portare su tutti, facciamo tutti i miglioramenti che possiamo fare. Ok, livello 6, Colt, tantissima roba. Questo lo possiamo portare a livello 5. Stecca, possiamo portare Pocio a livello 5. Altri miglioramenti, sì, no, ok, sì, Penny invece. Portiamo a livello 4 e livello 5, Penny, molto buono invece. Penny, questo è un brawler che mi può fare dare grandi soddisfazioni, può dare sicuramente parecchi trofei ancora. Io Piper purtroppo non mi ci trovo per niente e Frank invece è fantastico. Ok ragazzuoli, abbiamo ben 306 gemme ancora da utilizzare in questa cazzo di un brawler epico a 129 gemme. Ora, brawler epici, che quali mi mancano? Io in verità troverei sicuramente questo, Pam per 129, perché questi sono mitici. Quindi soltanto questo, 100 non mi ispira, devo essere sincero, no, non mi piace, non mi fa. Pertanto sono sicuro però di andare ad aprire una mega cassa, un'ennesima mega cassa, che cioè l'offerta a 60 gemme, quindi prendiamoci un'altra mega cassa e speriamo di trovare qualcosa. 174, Bull, ok, Bull mi piace. Dynamite, Frank, 31, grande, posso portare Frank su. Burial, Stick, niente. Assurdo, raga, veramente assurdo, cioè, veramente assurdo. Burial, lo portiamo su a livello 4, perché lui ci deve fare ancora un sacco di trofei. Livello 7 ce l'ho, Frank, grande, lui lo livelliamo come i draghi con sto brawler, sono sicuro. Va bene. Ok, 246 gemme ancora. Andiamo su negozio e andiamoci a prendere una cassa enorme. Vai. 61 unità, 39, Burial 12 e il primo. Niente. Ok, sto aprendo un'altra cassa ancora, ragazzuoli. Bombardino, Burial, niente. Ancora, altra cassa. Sto spacchettando come un lupo, ma non c'è verso. Pocio, bombardino, stecca. Porca miseria. Allora, io mi sa a sto punto sto brawler a 129 lo prendo. E poi ci apriamo, per forza. Perché lui comunque faccia un sacco di trofei extra. Mi ritrovo sicuramente ad arrivare a 2000 trofei presto. Poi Dynamite ovviamente non posso sbloccarlo perché già ce l'ho. Ok, miglioriamo Burial. Sicuramente possiamo fare un sacco di cose con sta roba. Cioè, ci prendiamo l'ultima o ci facciamo, fammi pensare, o due mega casse ci prendiamo. Oppure ci prendiamo il brawler epico nel negozio. Perché ci starebbe anche prendere un brawler epico a 129. Oddio, o due mega casse. O due mega casse. Oppure possiamo fare altre 5 casse enormi. Ma secondo me conviene fare 5 casse enormi. E vabbè, dai, facciamoci ste mega casse. No, ste casse. Come cazzo? Io, ragazzi, mi confondo i nomi tantissimo. Negozio. Ci andiamo ad aprire intanto un'altra, sicuramente questa la facciamo, la cassa enorme. Mi piace più la cassa enorme della mega cassa. È più carina, c'è cioè più da spacchettare. Colt, stecca, niente. E 3 ticket. In tutti i casi abbiamo trovato veramente tanti ticket. Ne abbiamo presi 46, oh cazzo, fantastico, cioè mi posso fare veramente tanta roba. Io direi di prenderci, non sono veramente indeciso.
Ma no, dai, puntiamola sulla fortuna. Abbiamo detto facciamo lo spacchettamento, spacchettamento sia. Ci prendiamo una mega cassa adesso, anzi la mega cassa alla fine. Ci prendiamo tutte casse enormi fino ad arrivare alla mega cassa. E poi ci apriamo una mega cassa. Vai, punti energia di Penny. Punti energia di Bull. E il primo ancora. E tre gemmine. Ok. Ancora. Non possiamo farlo più, dobbiamo aprire per forza la mega cassa. Poi ci avanzerebbero, se no. Mega cassa. Let's do it. Vai. 287 punti energia di Burial. Punti energia del primo, così portiamo su anche il primo bombardino. Penny, Brock. 13 gemme. 13 gemme è buono però, perché ci possiamo prendere un'altra una cassa enorme. Certo, ci ha dato la possibilità. Cassa enorme. Questa è la cassa buona, me lo sento. Questa è la cassa buona, me lo sento. 54 monete. Frank. Stecca. Dai. Noppe. Niente. Punti doppi e tre gemmine. Va bene, ragazzuoli, è andata veramente male. Cioè, io ci speravo di trovare sta cazzo di leggendaria. Invece nada. Ragazzuoli, abbiamo altre tre casse enormi che ci aspettano. Let's do it. Forza. 81, Bull, buono che me lo porto su. Frank, Piper. Sono una persona molto fortunata. Cioè, una fortunata, la fortuna proprio ce l'ho a 1000. E il primo, Penny, altri due bonus. 4 biglietti e raddoppiatore. Ho tipo 600 di raddoppiatore, tantissima roba. Andiamo a vedere che cosa troviamo. 75 monete, Piper. Penny. Penny la possiamo portare su un sacco. Dynamite. Ok, va bene. Abbiamo portato su un sacco. Bull, fighissimo. Il fatto che sia a livello 6. Tanta roba. Bull, mostruoso. E il primo a livello 5. Cioè, a livello 4. Contento di avere il primo più alto. Anche lei a livello 6. Penny. Ok, Piper. Mi posso prendere il potenziamento nel negozio. Perché almeno la porto sicuramente più su. 34 monete. E mi prendo l'energia per Piper. Per portarla a livello più alto. Tutti gli altri. 22 punti per Dynamite. Quasi quasi me li prendo, perché Dynamite comunque è un buller che voglio utilizzare, tanto un bother. E ok, poi miglioriamo soltanto Penny a livello 5, perché almeno riuscirò a portarla un po' più avanti. Ragazzuoli, mi spiace, ci abbiamo provato, abbiamo fatto lo spacchettamentone, perché comunque abbiamo aperto veramente un sacco di casse, veramente tanti gemme di casse. In teoria saranno quanti? 250, come faccio il conto? Saranno più di 500 gemme, 600-700 gemme abbiamo aperto oggi, contando tutto, quindi ci sta. Ragazzuoli, per questo video è tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, lasciate un mi piace se il video è piaciuto, di iscrivervi al canale se l'avete fatto, di condividere il video per farmi piacere alle persone, un incoraggiamento per Free, che purtroppo non ha trovato nulla, ci riproveremo però, ragazzuoli, di questo potete starne certi. Ciao, al prossimo video, ciao a tutti ragazzi.